qui tutti sullo stesso piano. No. Le informazioni che abbiamo avuto in questi giorni e chiarire i vostri dubbi, però se facciamo caos o sentiamo delle cose così serie, purtroppo le informazioni non possono passare in modo corretto, quindi io ti prego. Vicky Schietta, siete voi! Vi prego di ascoltare le cose che avranno da dire oggi chi abbiamo invitato a questa commissione ambiente. E do la parola alla Presidente della Commissione Ambiente, la dottoressa Ingegnere Valentina Barchesi. Grazie Presidente. Allora, io tengo a precisare che ho convocato questa Commissione per parlare appunto di questi fenomeni odorigeni e non solo. Già da domenica, non appena il Sindaco è rientrato dal primo tavolo tecnico effettuato insieme agli organi sovracomunali ora qui presenti. Tengo infatti a ringraziare l'ARPAM, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e la Regione Marche, il Servizio Sanità e l'ASO che oggi sono qui e hanno dato la disponibilità per rispondere a tutti i nostri dubbi da cittadini, da madri, figli e tutti, come diceva il Presidente, abbiamo a cuore questo problema. Prima di iniziare volevo un attimo spiegare come si svolgerà la seduta. Parlerà il sindaco, che ovviamente ringrazio, ci parlerà poi tutti i dirigenti e gli organi tecnici competenti, i consiglieri comunali che fanno parte della commissione, i capigruppo, anche se abbiamo fatto lo strappo alla regola perché in realtà qui i consiglieri che fanno parte della commissione rappresentano già le varie liste civiche, i vari partiti presenti in consiglio comunale. E sempre facendo un grande strappo alla regola, ma capiamo tutti le vostre preoccupazioni, diamo la possibilità al pubblico di parlare facendo passare un'urna con dei bigliettini dove voi potete inserire il vostro nome e cognome, ovviamente delle persone che vorranno fare delle domande anche tecniche agli organi qui presenti. E ovviamente a dibattito della commissione concluso, ognuno di noi sei estrarrà una persona, quindi totalmente... e quindi già noi abbiamo delle domande, in più voi, alcuni di voi avranno la possibilità di parlare. Mi sembra che questo è il modo più democratico possibile. Nessuno di noi. Ma presentabili! Bravo!
abbiamo sempre parlato. Iniziamo con il sindaco. Buongiorno, sindaco. Facebook, che chiaramente è istituzionale, non è una pagina Facebook di Fredo Bandoni, e poi per tutti i 2000 iscritti a WhatsApp. Chiaramente non abbiamo raggiunto tutti. Allora, io ho articolato così il mio intervento perché io riferisco quello che abbiamo deciso nei tavoli tecnici. Tutto quello che è stato pubblicato, a parte i primi due o tre momenti nella quale è iniziata la storia, e quindi inizio tutto. Il riferimento, allora, il 12/4 alle ore 20:26 l'API ci scrive e ci dice: il riferimento al fenomeno d'origine avvertito in città nel pomeriggio di giovedì 12 aprile. Si informa la cittadinanza, capi raffineria, nello stesso pomeriggio ha comunicato che nel corso delle attività di bonifica propedeutica alla manutenzione generale del serbatoio TK61 fuori servizio dal mese di febbraio 2017, per il quale è prevista la realizzazione del doppio fondo, si è verificato un raffinamento di prodotto idrocarburico sul tetto del serbatoio stesso. L'evento classificato come evento minore nell'ambito del piano di emergenza interno, quindi l'API l'ha classificato come evento minore. Guardate, io non ho problemi di tempo, possiamo stare qui anche tutta la notte. Dice il titolo di lavoro.
infatti l'abbiamo letto tutti, se cercate di solo quelli, cioè noi l'abbiamo letti tutti, voglio dire. Prosegue la comunicazione inviata all'Api Raffineria. È stato gestito l'evento è stato gestito dal personale di raffineria mediante realizzazione di un letto di schiuma e l'allestimento di un opportuno sistema di recupero. L'analisi dettagliata delle cause verrà effettuata secondo quanto previsto dalle procedure del nostro sistema di gestione e sicurezza. Conclude la comunicazione. L'evento, che è rimasto confinato sul tetto del serbatoio, non ha comportato danni a persone né impatti significativi sull'ambiente. Questa è una barzelletta! Barzelletta! Ma non fa ride! Non fa ride! Adesso vi dirò le comunicazioni che ci sono arrivate dagli altri e quello che dico io, ok? Allora, adesso quello che dico io è questo. Nel PEI, che è il piano di emergenza interno, la definizione di incidente minore è questa, perché sapete che c'è un PEI e un PE, piano di emergenza esterno, piano di emergenza interno. Nel PEI la definizione di incidente minore è: per la loro gestione è sufficiente l'intervento degli stessi operatori di impianto e non sono avvertiti dalla popolazione. La squadra di pronto intervento raggiunge sempre il luogo dell'evento in modo di essere pronta a coadiuvare quando necessario l'attività del reparto. L'ho preso da quello che dice il PEI. Questo ha caratterizzato la prima fase, sempre quello che dico io. In questa giornata, che parla sempre in comune, abbiamo ricevuto una lettera d'API Raffineria acquisita al protocollo dell'ente, al protocollo 13604 del 12.4, che comunicava l'evento con delle date errate, il 13, e la medesima lettera acquisita al protocollo dell'ente, il 13649 del protocollo del 13.4, è stata reinviata debitamente corretta. Vi ricordo che il 12, quindi questo non è dichiarazione API, il 12 c'è un verbale di sopralluogo e di campionamento alle ore 18.30, c'è un verbale, in data odierna su chiamata da parte della Polizia Municipale di Falconara per odori molesti provenienti dalla raffineria API, i sottoscritti tecnici ARPAM che sono qui presenti, alla presenza del capitano Ciorna e del capitano Santinelli della Polizia Locale di Falconara e dal brigatiere Lentini, dal caporale Lombardi del Comando Carabinieri di Falconara e gli ispettori maggiori Carlo dei Vigili del Fuoco di Ancona, si sono presentati nel perimetro esterno della raffineria API per verificare la presenza di tali odori molesti. Successivamente il sopracitato personale si è recato all'interno della raffineria. Quindi due ore dopo tutte queste figure si sono recate in raffineria. Comunicato seguente è questo. Il giorno dopo, 12, parliamo del 13, alle ore 13.37, in riferimento al fenomeno d'origine avvertito in città nel pomeriggio di giovedì 12 e nella mattinata odierna, si informa la cittadinanza che già nella giornata di ieri API Raffineria aveva comunicato che, quindi è API che parla, l'evento, che è rimasto confinato sul tetto del serbatoio, non ha comportato danni a persone né impatti significativi sull'ambiente. Le indagini sull'evento spettano. Difendete i bugiardi, eh? Le indagini sull'evento spettano agli organi tecnici competenti in tema di ambiente e impianti. Il Comune si impegna a fornire ai cittadini tutte le comunicazioni necessarie. Nella giornata di oggi API, con una nuova nota di aggiornamento, ha informato che le operazioni di manutenzione
del serbatoio 61 da tempo fuori servizio sono iniziate da pochi giorni. Nonostante le preoccupazioni prese il nostro malgrado nella giornata di ieri, si sono verificati dei fenomeni ad origini fastidiosi. I lavori prevedono. Quindi lei non c'entra più, Stiamo a parlare. I lavori prevedono il trasferimento di fondami da pulizia del serbatoio e la successiva manutenzione con inserimento di doppio fondo per garantire i più elevati standard di protezione ambientale. Il lavoro nel suo complesso richiederà circa un anno. Le prime parti del progetto saranno le più critiche dal punto di vista del potenziale impatto abrasivo. Stiamo mettendo in campo tutte le precauzioni possibili per annullare e minimizzare gli inconvenienti, ma non possiamo escludere che in particolari situazioni meteorologiche, limitatamente ai prossimi giorni, si possa presentare qualche disagio. Sempre in data odierna, il Comune, attraverso la polizia locale, sta vigilando e monitorando la situazione ed ha informato, questo lo diciamo noi, ed ha informato dell'evento tutti gli enti e gli organi tecnici competenti sui controlli di raffineria al fine di appurare al meglio quanto già accaduto a tutela della cittadinanza. Nella stessa data il Comune, quindi siamo noi, e io parlo in prima persona rappresentandolo, abbiamo scritto all'AFAM, alla Surmar Caravasta 2, al Comando dei Carabinieri, al Comando Provinciale, al Ministero dell'Ambiente, all'ISPRA, alla Regione Marche, quanto vi sto a leggere. Esalazioni moleste tipo idrocarburi in data 13.4. Si fa presente che questa mattina, dalle ore 11.45 in poi, sono pervenute al Comune di Falconara diverse segnalazioni relative all'intenso odore di idrocarburi percepito dalla cittadinanza, in particolare nelle vie Aeroporto, Marconi, Zona Industriale e Giordano Bruno. Il fenomeno si era già presentato nella serata di ieri. La polizia locale sta riscontrando la presenza di tali cattivi odori all'esterno della raffineria API in zona Castelferretti. Si allegano le note trasmesse all'API e dentro ci sono le note trasmesse all'API. 14 alle 11.10, in seguito, sempre noi, in seguito alle numerose segnalazioni di cattivi odori tipo idrocarburi, in data 14.4 sono in corso controlli presso la raffineria API da parte di APAM, Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Si sono recati sul posto io e l'assessore Storti, siamo stati patroni in raffineria insieme all'APAM per acquisire gli elementi per valutare il fenomeno in corso e per informare la cittadinanza. Ulteriori aggiornamenti verranno pubblicati sul sito. Ho ricevuto diverse telefonate da diversi cittadini che dicevano che non è il numero, sia il numero verde che il numero 91771 del centralino, chiaramente come potete capire erano intasati perché le telefonate erano abbastanza. Quindi ho ricordato in un comunicato sul sito, ho ricordato i due numeri 91771 e 812712. Il riferimento 14 aprile, il riferimento al fenomeno d'origine avvertito in città dal pomeriggio di giovedì 12 e anche nella mattinata odierna, si informa alla cittadinanza che API Raffineria, quindi API Raffineria, ha inviato a questo comune il seguente messaggio, e vi sto leggendo adesso il comunicato della raffineria. Convocazione inconveniente operativo TK 61, aggiornamento numero 1. In riferimento all'inconveniente in oggetto, vi informiamo che le attività di manutenzione e rimozione del prodotto idrocarburico nel tetto del serbatoio TK 61 procederanno con la medesima celerità e continuità a 24. Interessando società leader del settore, sono state messe in opera ulteriori misure di mitigazione degli effetti di natura olfattiva tramite le migliori tecniche a disposizione. Purtroppo però non possiamo escludere di ripetersi nei prossimi 2-3 giorni di qualche fastidio nelle aree di vita della raffineria. Io è integralmente conosciuto il comunicato. In mattinata abbiamo ricevuto il sopralluogo di ARPA, Vigili del Fuoco e Polizia Locali, ai quali sono state illustrate le modalità operative con cui si sta gestendo l'evento. Assicurando il massimo impegno per normalizzare la situazione, ci scusiamo con la popolazione per il disagio causato. Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, continueremo a fornire gli ulteriori aggiornamenti. Passiamo sempre alle 13.58,
Questa mattina io e l'assessore all'ambiente di Via Rastoni ci siamo recati in raffineria, dove congiuntamente gli agenti della polizia locale, vigili del fuoco e d'arma, abbiamo verificato la situazione in merito agli eventi recenti. Sul posto abbiamo potuto avere conferma che l'origine dei fastidiosi fenomeni d'origine è da condurre ai lavori di manutenzione su uno dei più grandi serbatoi di grezzo lato mare, sul cui tetto è trapilato del prodotto idrocarburico. L'unica strada percorribile per risolvere il increscioso inconveniente è di rimuovere tale prodotto il più velocemente possibile. Qualsiasi trazione da parte mia sarebbe controproducente. Pertanto ho chiesto all'azienda di accelerare i lavori e concludere le operazioni il più breve tempo possibile. Io mi soffermo su questo punto perché questa è stata una decisione che ho preso io personalmente con l'assessore, cioè nei confronti della città, che in quel momento la sospensione dei lavori avrebbe posto la città nelle condizioni di avere i fenomeni per un tot di e quindi quello che l'amministrazione ha chiesto all'azienda API è di moltiplicare gli sforzi per poter arrivare quanto prima alla risoluzione del problema, perché sennò avremmo, infatti ieri sera sono stati ultimati i lavori. Delle proposte, dei progetti, delle risoluzioni. Allora, forse non ho detto bene, forse mi piace. No, ma ci assicura lo stesso. No, ma che ieri è stato chiuso il lavoro, oggi non posso fare. Perché mi piace la parte. Capi, non si può fare. Signora, scusi, questa conclusione la potrà fare quando uscirà di qui. Adesso ci lasci parlare a noi e agli organi sovracomunali competenti. Dopodiché uscirà arrabbiato, uscirà con la sua idea come ognuno di noi. Ok, lascia esporre il sindaco mezz'ora, ok? E chiedo la protezione. Allora, te lo rispiego. L'API ieri sera alle 18.50 non ci ha comunicato che non ci sono più fenomeni di origine o che oggi o domani non si verificheranno più, perché stanno ultimando ancora in questo momento i lavori di polizia e siamo stati con gli organi tecnici fino a pochi minuti fa che non siamo venuti in questa aula. Abbiamo monitorato, ci siamo sentiti per che tipo di operazioni stanno facendo. Io ho detto che il problema del trafilamento ieri sera alle 18.50 era finito, ok? Non ho detto che non ci sono stati più fenomeni da ieri sera ad oggi, perché oggi intorno alle 15 alle 16 il dottore non conferma, c'è stato un picco, ok? Perfetto. In merito a quanto sopra accaduto, negli ultimi giorni tengo a precisare che dai primi dati riferitimi dall'ARPA, anche se con questo non ancora convalidati perché stiamo parlando, io vi sto leggendo quello che è successo nei giorni scorsi, il 14.4 e il 13.58, si sono verificati concentrazioni elevate di composti idrocarburici in un tempo limitato. In base alla normativa vigente, in termini di qualità dell'aria non si registrano il superamento dei valori limiti di riferimento. Costantemente e tempestivamente la cittadinanza deve evolversi della situazione. Adesso questo dico io. Cosa potevo o dovevo comunicare alla cittadinanza in assenza di informazioni competenti che ho richiesto agli enti? Il fenomeno non è paragonabile a quello delle nevicate dei mesi scorsi, per le quali l'autonomia di valutare e decidere.
nei mesi scorsi, quando abbiamo fatto gli appelli con le postazioni fisse, o abbiamo fatto girare la fonica, era stato riunito il centro operativo comunale e quello era sotto l'autorità competente, l'autorità di protezione civile, che è il sindaco, e non c'erano soggetti esterni come ci sono oggi che dovevano decidere, doveva essere deciso per l'allievi all'interno del comune, e quindi le decisioni prese da noi, dai dirigenti del comune e chiaramente dai impiegati, dai funzionari del comune, la decisione era interna, quindi era immediata, e quindi in quei casi io ho fatto una comunicazione. Signora, però non possiamo fare dei dati per me. Ho capito, ma se l'aria puzza e passate con le macchine dicendo attenzione cittadini, c'è qualcosa che non va, ancora non lo sappiamo che cos'è, però intanto state dentro casa. Questo facciamo rispondere alla domanda.
abbiamo deciso di comunicare questa riunione nell'aula più rappresentativa del comune, quella dove c'era più spazio, quindi proprio per mettervi in condizioni di ascoltare. I giudizi poi non li facciamo prima, facciamoli dopo. Allora io ve l'ho detto, poi questa domanda, signora, è una delle domande più importanti, i pilastri della commissione odierna, quindi benissimo, quindi io e loro risponderemo, dateci mezz'ora di pazienza. Un altro piccolissimo esempio che non ha niente a che vedere, però 10 giorni fa si è verificato un eccesso di cloro nella piscinetta piccola, nella vasca piccola della nostra piscina. Immediatamente l'acqua è andata a fare dei controlli, ha ritrovato dei valori che non andavano bene, comunicato al sindaco, il sindaco fa l'ordinanza e la vasca della piscina è inagibile, quindi finché non ritorna come prima i valori controlli. Possiamo solo che accettare perché sono le decisioni, ma una cosa è certa: se si va avanti così sarà la sala che impedisce il nostro intervento. È noto che non ci sia grande sintonia su come vengono gestite queste criticità, tuttavia io ritengo che per quanto ci riguarda gli interventi che avremmo intenzione di fare io e il professor Mirko Fanelli non potremo mai sintetizzare su un bigliettino di carta, quindi ripeto, la decisione non spetta a noi, tuttavia se interrompete continuamente la commissione, visto che hanno previsto, se ho capito bene, almeno 15 interventi prima di dare la parola ai cittadini. Questo non è l'abile sottoscritto, quindi alle 13.50 se mi lasciate un quarto d'ora, 12 minuti quindi alle 13.58
15 aprile il sottoscritto non aveva ancora elementi dagli enti preposti per poter fornire comunicazioni ai cittadini oltre a queste comunicazioni. Ricordo che a verificarsi di un'emergenza che non può essere né fronteggiata né valutata con i mezzi e le risorse comunali è necessario coinvolgere i sei livelli superiori. Pertanto, avendo a due giorni dal manifestarsi dei fenomeni o d'origine un quadro sufficientemente chiaro della complessità della situazione che non ci sarebbe risolta nel giro di poche ore, sono iniziati i contatti con la Protezione Civile. 14.4.19.38. Il sindaco della Giunta, a seguito delle prime comunicazioni avvenute in mattinata, hanno ritenuto opportuno inviare una nota a ASUR, area marca area vasta 2, Dipartimento di Prevenzione e Salute Pubblici, Prefetto di Ancona, Ministero dell'Ambiente, Direzione di Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, ARPAM, Dipartimento Provinciale di Ancona, al fine di ottenere quanto prima un riscontro in merito alle eventuali ricadute sanitarie sulla popolazione. Appena ottenuto riscontro dagli enti interpellati sarà nostro dovere informare tempestivamente la cittadinanza e mettere in atto eventuali ulteriori misure di intervento. La nota era questa: fenomeno di origine falconata, richiesta di valutazione delle possibili implicazioni sulla salute pubblica. In riferimento alla nota già trasmessa in data 13 ultimo scorso, alla luce delle risultanze forniteci dalla rete di monitoraggio della qualità dell'aria, si chiede di fornire ai soggetti che vi ho elencato ogni e qualsiasi informazione in merito alle possibili conseguenze sulla salute pubblica dei fenomeni avvenuti dal 12 ultimo scorso a tutt'oggi, al fine di informare adeguatamente la cittadinanza di Falconara Marittima a prendere i provvedimenti di conseguenza. Passiamo al primo tavolo tecnico, quindi entriamo domenica nel primo tavolo tecnico. La Protezione Civile regionale, che è qui rappresentata, si è fatta promotrice dell'odierno tavolo tecnico convocato nella sede dell'ARPA provinciale alle ore 12.30 e terminato alle 15.40. Il sindaco ha intenzione di convocare una commissione consigliare aperta alla cittadinanza mercoledì pomeriggio, prossimo 21, alla quale parteciperanno i soggetti presenti al tavolo tecnico di oggi, che vedete qui alla vostra, alla mia destra, scusate. Segue il verbale dell'incontro. Il verbale è questo. In data 15 aprile alle 12.30 presso la sede ARPA di Ancona si è riunito il tavolo tecnico con i diversi soggetti. Senti bene. Comune di Falconara, azienda API, ARPA, Dipartimento di Ancona, Direzione Tecnico Scientifica e Servizio Inquinamento Atmosferico Regionale, ASUR, Dipartimento di Prevenzione della Vasta 2, Vigili del Fuoco Comando Provinciale, Servizio Protezione Civile della Regione Marche, Servizio Sanità della Regione Marche. Lo scorso 11 aprile la raffineria API di Falconara è stata interessata da una problematica tecnica al serbatoio di stoccaggio del greggio TK61 classificato dalla stessa ditta quale evento minore nell'ambito del piano di emergenza interno, PEI. In particolare del greggio si è trovato esposto direttamente all'aria. Questa situazione, sulla base della provenienza dei venti, ha portato alla produzione di esalazione malodorante percepita dalla popolazione residente delle aree limitrofe al sito industriale. Sulla base di informazioni, qui chi stila è il comitato tecnico che si è riunito quel giorno. Sulla base di informazioni fornite da API, il problema tecnico in fase di risoluzione sarà completamente superato con tutta probabilità entro il giorno 17 aprile. Le stazioni di rilevamento della qualità dell'aria hanno rilevato picchi nelle concentrazioni orarie del benzene in data 14 aprile nella stazione Falconara Scuola alle ore 10 è stato rilevato un valore massimo di 79 microgrammi per metro cubo. Le concentrazioni medie giornaliere del benzene non hanno mai superato il valore di esposizione acuta 1-14 giorni per via inalatoria di 28,75 microgrammi per metro cubo, che rappresenta il livello minimo di rischio per la popolazione generale per effetti tossici acuti indicati in letteratura Agency for Toxic Substances, scusate la mia pronuncia corretta, e disease registri ATSDR. I valori medi giornalieri sono consultabili sul sito web dell'ARPA. Ad oggi non sono stati segnalati fenomeni acuti di tipo sanitario. Questo è 15.4. La situazione viene costantemente monitorata da parte di tutti gli enti e le istituzioni preposte e dal momento non richiede
al momento non richiede l'adozione di particolari indicazioni per la popolazione, se non il normale aneggiamento dei locali. La presente informativa verrà veicolata attraverso il sito del comune. Passiamo al 16.4 alle 19.12. Visto il perdurare delle esaltazioni malodoranti provenienti dalla raffine di acqua percepite dalla popolazione del giorno 12 in data odierna, sto parlando del 16, la giunta riunitasi in seduta straordinaria ha deliberato di dare mandato al sindaco di avviare le opportune iniziative di carattere giudiziario volte ad accertare eventuali responsabilità e chiedere risarcimento danni anche tramite la costituzione di parte civile dell'eventuale procedimento penale al fine di evitare che tali fatti non abbiano più a ripetersi. La giunta esprime la massima solidarietà e vicinanza ai cittadini tutti e ai lavoratori della Regione di Ara. La giunta si impegna altresì nel continuare l'attività svolta finora, coinvolgendo e sollecitando tutti gli enti straordinari competenti e preposti alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. All'integrazione del presente, il sindaco comunica che questa sera è stato convocato un ulteriore tavolo tecnico per monitorare la situazione, cui tutti i soggetti che erano presenti ieri saranno presenti. Abbiamo fatto una delibera, per quello che vi ho detto, esattamente la delibera 137 del 16 aprile. Siamo sempre al 16. Abbiamo fatto un ulteriore tavolo tecnico, in data 16 aprile, alle ore 20.30 presso la sede del Comune di Falconara si è nuovamente riunito il tavolo tecnico con i seguenti soggetti, nomi li rileggo perché sono qui presenti, che sono quelli che ho detto prima. Dallo scorso 11 aprile la raffineria API è stata interessata da una problematica tecnica al serbatoio di stoccaggio del greggio TK61, classificato la stessa ditta quale evento minore nell'ambito di piano emergenza interna. In particolare il greggio si è trovato esposto sulla solita cantinella. Questa situazione sulla base della provenienza dei reti ha portato alla produzione di esalazioni malodoranti percepite dalla popolazione residente nelle aree limitrofe al sito industriale e più generale su tutto il territorio falconarese. Sulla base delle conclusioni del precedente tavolo svoltosi ieri, 15 ultimo scorso, viene analizzata l'evoluzione della situazione. In apertura, il responsabile ambiente e sicurezza della raffineria ha illustrato lo stato dei lavori di rimozione del greggio. L'estensione della fuoriuscita è diminuita, la rimozione sarà completata con tutta probabilità nella notte tra il 16, 17 e 18. Data la permanenza di venti provenienti prevalentemente da nord-ovest, la stazione di rilevamento della qualità dell'aria hanno rilevato concentrazioni orarie del benzene della stazione di Falconara Scuola, che ha fatto registrare in particolare dalle 13 alle 20 valori compresi tra i 50 e i 102 microgrammi per metro cubo. La concentrazione media giornaliera odierna, vi ricordo il giorno, siamo al 16, del benzene per la medesima stazione è stata stimata da ARPA tra i 30 e i 40 microgrammi al metro cubo, con una media del periodo 12 aprile 16 aprile stimato quindi dall'inizio dell'evento a questo momento che è del 16 in 12 microgrammi al metro cubo. Tale valore continua ad essere inferiore al riferimento qualitativo di esposizione acuta 1/14 per via inalatoria 28,75 microgrammi per metro cubo, che rappresenta il livello minimo di rischio per la popolazione generale per effetti tossici acuti indicati in letteratura. I valori medi giornalieri sono consultabili sul sito ARPA. Ad oggi non sono stati per il giorno passato. Thank you.
ci ha fatto sempre. Allora, c'è la 16. Siamo a 16 e ad oggi sono stati segnalati, ad oggi non sono stati segnalati fenomeni acuti di tipo sanitario, perché era la riunione della sera. Tutto quanto sopra premesso, la situazione continua ad essere costantemente monitorata da parte di tutti gli enti e le istruzioni preposte, e dal momento non si ritiene necessaria l'adozione di particolari provvedimenti di somma urgenza, viene ribadita l'indicazione del normale arieggiamento dei locali. La presente informativa verrà veicolata. Alla fine della riunione abbiamo preso in considerazione la possibilità di eventuali interventi, poi vi spiegherà il responsabile della protezione civile. Siamo a 17, quindi siamo quasi arrivati. Alle ore 10 di stamani, presso la sala del Leone della sede principale, si è nuovamente riunito il tavolo tecnico per l'aggiornamento dell'incontro tenutosi nella serata del 16 aprile con i seguenti soggetti, i soliti. In apertura il sindaco ha dato la parola al rappresentante di Avi Raffineria, che ha confermato la tempistica indicata in precedenza dell'incontro del 16 aprile ultimo scorso, dichiarando che la quantità di prodotto sul tetto del serbatoio PK61 è stata notevolmente ridotta ed è stato aggiunto un sistema di aspirazione a quelli precedentemente in uso ed è in fase di completamento la realizzazione dell'apertura sul mantello del serbatoio, che consentirà di accelerare la rimozione del prodotto residuo. Le concentrazioni rilevate nella notte sono state in costante riduzione, giungendo ai livelli di fondo registrabili in normali condizioni, sino alle ore 10. La rilevazione alle ore 11 ha evidenziato un modesto aumento in linea con quanto ipotizzato rispetto alle condizioni medio odierne. Viene confermato che non sono stati segnalati fenomeni di tipo appunto sanitario. Viene ribadita l'opportunità di areare i locali come già precisato nei precedenti comunicati. Si confermano le previsioni meteo per la giornata odierna con presenza di venti nella seconda parte della giornata provenienti da nord con possibili disagi alla popolazione. Il tavolo della protezione civile, il tavolo viene aggiornato oggi alle ore 15 di nuovo. Nel pomeriggio ci siamo riuniti, quindi data 17 aprile alle ore 15.30 presso la sala operativa della protezione civile di Ancona, si è riunito il solito tavolo tecnico. La riunione presso la Regione Marche ha consentito di avere aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori di rimozione del greggio, sulla previsione della provenienza dei venti, sulle concentrazioni del benzene in aumento. Il cronoprogramma dei lavori rimane quello precedentemente annunciato. I venti rimarranno di provenienza settentrionale come previsto, le concentrazioni di benzene presentano valori crescenti a partire dalle prime ore del pomeriggio, ma inferiori all'analogo periodo di ieri. La situazione viene costantemente monitorata da parte di tutti gli uffici e al momento non richiede l'adozione di particolari provvedimenti, fermo restando il solito suggerimento. In apertura viene sentito telefonicamente il responsabile ambiente e sicurezza della raffineria, che ha confermato la prosecuzione dell'attività di rimozione del greggio e la continua riduzione dell'estensione della fuoriuscita. La rimozione sarà completata alle 8:07 di domani 18 aprile. Data la permanenza di venti provenientemente da nord, la situazione di rilevamento della qualità dell'aria hanno rilevato concentrazioni elevate di benzene che nella stazione di Faconara a scuola ha fatto registrare alle ore 15 valori di picco di 73,8 microgrammi per metro. Le concentrazioni medie di benzene alla stazione particolare a scuola siamo arrivati,
prima stazione la media consolidata dal periodo 15 aprile 16 aprile è pari a 14,7 microgrammi per litro. Dato valore inferiore a rilevamento qualitativo di esposizione acuta, per via inalatoria di 28,75 microgrammi per metro cubo, che rappresenta il livello minimo di rischio per la popolazione generale per effetti acuti indicati nel gradura. Le altre stazioni di rilevamento, Paccolara Acquedotto e Paccolara Alta, hanno mostrato valori inferiori a quelli sopra riportati. I valori medi sono consultabili sul sito dell'ARPA. Ad oggi non sono stati segnalati fenomeni acuti di tipo sanitario. La situazione in via di risoluzione continua ad essere costantemente monitorata da parte di tutti gli enti e istituzioni preposte. Scusa. Non si ritiene necessario. Cioè mettere solo il nome? Sì, il nome di urgenza. Per la giornata di domani, 18 aprile, la permanenza degli enti, la presenza informativa verrà vincolata, eccetera. Gli organi sanitari presenti al tavolo tecnico e qui presenti hanno sempre confermato che i valori registrati, sebbene non rispetto a quelli di tutti, sì, si sono presentati al di sotto delle soglie di recupero. Ma rispettate, quindi siamo a rischi di fuori. È democrazia, ognuno fa come cazzo gli pare, eh? È democrazia, loro fanno come cazzo gli pare, mi faccio come cazzo mi pare a me. Grazie. Perché? Adesso se viene a dire che la devo fare io, che cazzo sei? Chi siete? Mi rappresentate voi altri? Chi è che rappresentate? Non rompete i coglioni. Cazzo. Saranno di provenienza nord-ovest.
Dall'esame dei dati consolidati disponibili dal sito ARPA è possibile rilevare per tre stazioni di rilevamento interessate dalle ricadute mensili che la concentrazione media giornaliera per il 17.4 è risultata di 14 microgrammi per metro cubo per la stazione Pacolana Scuola. Le altre due stazioni, Acquedotto e Alta, Pacolana Alta, hanno registrato concentrazioni medie giornaliere rispettivamente pari a 1,7 microgrammi al metro cubo, quindi valori analoghi a quelli di fondo. I valori medi giornalieri e orari sono consultabili sul sito dell'ARPA, tutto quanto sopra premesso, la situazione in via di risoluzione e continua ad essere costantemente monitorata da parte di tutti gli enti e le istituzioni preposte. Non si ritiene necessaria l'adozione di particolari provvedimenti di somma urgenza, viene ribadita l'indicazione del normale alleggiamento del locale. La presente informativa andrà a veicolare oltre 2-4 righe, oltre a quello già detto, inoltre vi informo che il Comune nella data del 16 ha ritenuto chiedere all'autorità competente, Ministero della Salute e ISPRA, se siano state rispettate le prescrizioni dell'AIA relative a quanto accaduto. La nota di risposta del 17 acquare, nella quale ISPRA ci dice che sta valutando la sussistenza di eventuali inadempienze. Questo è quanto ci dice l'Istituto Superiore di Protezione Ambientale, a quale noi, ve lo ricordo, abbiamo scritto questo. Ho finito tre righe. Circa l'esito dei risultati istruttori penali, il Comune attualmente nella mia figura, ma tra i mesi a chi mi succederà, qualora venissero riscontrate responsabilità da parte della Procura della Repubblica, ha preparato le basi per la futura amministrazione per poter tutelare meglio i cittadini del territorio. Secondo la mia coscienza, io più di questo non potevo fare. All'integrazione delle notizie fornite con nota protocollo 5961 del 12 aprile 2018 si forniscono gli aggiornamenti alle ore 20 del 17 aprile 2018. La squadra di pronto intervento della raffineria continua costantemente a ricostituire mediante una miscela di schiumogeno antincendio la copertura della superficie del setto galleggiante del serbatoio TK61 interessato dall'accumulo di prodotto grezzo al fine di evitare la formazione di miscela infiammabile e contemporaneamente limitare l'evaporazione di prodotto che determina fastidiosi fenomeni maleodoranti avvertiti dalla popolazione all'esterno dello stabilimento. Viene utilizzato, a seconda delle condizioni più favorevoli, sia l'impianto schiumafisso sul serbatoio che i rendimenti mobili di malichette. Durante la giornata del 17 aprile è stata posizionata un'ulteriore pompa ad aria compressa sul tetto galleggiante del serbatoio al fine di potenziare le operazioni di aspirazione di prodotto che sino ad oggi avveniva attraverso i treni del tetto galleggiante. Il prodotto aspirato attraverso i suddetti treni, costituito da greggio e acqua della miscela spumogena, viene inviato in un serbatoio specificatamente dedicato. Un'ulteriore pompa ad aria compressa è stata posizionata nei giorni scorsi sul tetto galleggiante al fine di aspirare il prodotto presente all'interno di un compartimento del tetto e che viene rimesso all'interno del serbatoio TK61. Sono iniziate le operazioni di taglio del mantello del serbatoio mediante un macchinario che effettua tagli idrodinamici in presenza di atmosfere potenzialmente infiammabili e esplosive, getta a pressione di acqua e sabbia. Allo stato attuale non è possibile formulare ipotesi sulle cause dell'evento. Quale sostanza coinvolta è ragionevole ipotizzabile sia petrolio greggio in quanto il TK61, seppur non operativo, contiene tale prodotto. Nessuna ipotesi è possibile formulare circa la quantità di prodotto interessato nell'evento. Il personale dei Vigili del Fuoco continua l'attività di monitoraggio nei punti esterni alla raffineria mediante la misurazione dei composti organici volatili,
rilevando una costante diminuzione delle concentrazioni. Si evidenzia inoltre che lo scrivente comando è costantemente presente nei tavoli tecnici coordinati dal Servizio di Protezione Civile della Regione Marche. Alla determinazione dei suddetti tavoli tecnici si rimanda per i dati sulla qualità dell'aria, per le indicazioni delle potenziali ricadute sulla salute pubblica e per le valutazioni inerenti all'eventuale allontanamento cautelativo della popolazione dalle aree interessate all'evento. Firmato il comandante provinciale, dottor ingegnere Michele Zappia, e il vicecomandante, dottor ingegnere Gabriele Fantini. E questa era la lettera pervenuta al comune. Adesso lascerei la parola all'ARPAM, l'ARPAM è rappresentato dal dottor Mario Marittini, Baldini, Martigiani e Bartolini.